Saluto a tutti i videoascoltatori di Italia Medievale. Oggi presentiamo un interessante saggio pubblicato da poco dal Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, che si intitola Propaganda politica, imperatori e iconografia monetale nel mondo bizantino, anni 1204-1328, di Margherita Elena Pomero, che abbiamo il grande piacere di avere nostra gradita ospite, alla quale, come mia abitudine, lascio subito la parola perché ci parli di questo interessante saggio. Prego, Margherita, a lei. Grazie, grazie. Io la ringrazio per questo graditissimo invito e oggi, appunto, come mi ha appunto preceduto il signor Callì, presentiamo questo libro, questo volume che è appena uscito per i tipi della Fondazione, appunto, Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, che è intitolato Propaganda politica, imperatori e iconografia monetale nel mondo bizantino, specificando appunto l'arco cronologico che intendo analizzare, ovvero quello tra il 1204 e il 1328. E questo, diciamo, il 1204 è una data cruciale appunto per la storia medievale, in quanto appunto si lega agli eventi della Quarta Crociata, che ebbe un enorme impatto su tutto il Mediterraneo orientale. All'inizio appunto del XIII secolo furono ridefinite nuove relazioni politiche ed economiche e l'amministrazione del potere a Costantinopoli si concentrò nelle mani appunto dei capi crociati, dei franco-fiamminghi e dei veneziani. Da un punto di vista, diciamo, bizantino, il collasso della capitale in mano ai crociati determinò non solo la disgregazione territoriale dell'impero, ma segnò anche un indebolimento dell'autocrazia a favore di formazioni politiche romano orientali, di fatto indipendenti e anzi concorrenti tra loro, che successivamente neanche gli esponenti della dinastia paleologa riuscirono a riassorbire in maniera risolutiva, anche dopo appunto la riconquista della capitale, cioè di Costantinopoli, avvenuta nel 1261. All'indomani, infatti, della conquista latina di Costantinopoli, in diverse aree dell'impero si instaurarono, come noto, dei centri di resistenza greca, alcuni dei quali riuscirono ad affermarsi come vere e proprie entità statuali autonome, che potremmo definire dei principati, in quanto che si consideravano eredi dell'impero romano orientale, in quanto erano gestite appunto dai discendenti in linea più o meno diretta da rami imperiali precedenti, in particolare appunto da quello dei Commeni, per i quali di conseguenza divenne centrale il problema della legittimità del loro potere. Tra queste, poi, come è noto, si affermerà l'impero di Nicea, che era considerato la sede appunto del potere legittimo romano orientale, momentaneamente in esilio in quella che era l'area anatolica nord-occidentale appunto dell'impero. Il tema, quindi, che in questo libro si cerca di analizzare è quello dunque della dialettica fra il centralismo imperiale e i poteri signorili, un tema, diciamo, che corre in tutto l'arco della storia romana orientale, ma diviene centrale soprattutto negli ultimi secoli dell'impero, laddove emerge un profilo del ceto dirigente tardo-bizantino sempre più ingerente nella gestione del potere, che, secondo appunto questo studio, portò al progressivo consolidamento di quelli che erano i modelli aristocratici anche nella propaganda imperiale. Il volume, infatti, affronta un periodo storico quindi caratterizzato da una difficile coesione politica nell'impero romano orientale, dovute certo alle conseguenze della Quarta Crociata, ma si concentra su un tema poco dibattuto dalla storiografia. Qual è il rapporto appunto tra l'iconografia monetale, come esprime appunto il titolo, e la propaganda imperiale, proprio alla luce dei cambiamenti politici e sociali a cui fu sottoposto l'impero nei secoli finali appunto della sua esistenza?
Certo, si deve tenere presente che nel mondo antico, poi in quello bizantino, la comunicazione politica avveniva sì attraverso iscrizioni, icone, pitture, rituali performativi, ma anche attraverso appunto le monete, che era una parte proprio costitutiva dell'intero sistema della rappresentazione del potere. Quindi i temi e le raffigurazioni che erano impressi sulla monetazione erano proprio l'espressione della propaganda politica che si applicava appunto nei diversi contesti per modellare quella che era l'immagine pubblica del detentore del potere, oltre ovviamente a fungere anche da garanzia per riconoscere il valore economico dell'oggetto stesso. Quindi allo smembramento territoriale, politico, istituzionale, successivo al 1204, seguì anche una frammentazione di quella che era la produzione monetaria romana orientale, che si riflette anche nell'ampia eterogeneità delle soluzioni iconografiche che vengono imposte nelle officine amministrate dalle diverse entità politiche bizantine che si crearono appunto nella prima metà del XIII secolo. Se, diciamo, sotto il profilo della storia monetaria è vero che le conseguenze della Quarta Crociata non influirono da subito sul sistema monetario romano orientale, che era sostanzialmente basato sulle specie monetarie dell'età comnena, è però altrettanto vero che proprio a partire dal XIII secolo l'iconografia numismatica appunto bizantina mostra i segni di una discontinuità nella quella che era la rappresentazione del potere attraverso un'ampia combinazione di immagini che coniugano temi tradizionali ad alcuni elementi più originali, che diciamo destinati, sono in parte destinati a confluire anche in quella che era poi la produzione monetaria della prima età paleologa. Questo fenomeno è estremamente significativo proprio per la natura tradizionalmente conservatrice della moneta bizantina, però negli ultimi decenni è stato per lo più analizzato secondo parametri interpretativi di carattere più tecnico e amministrativo, mentre diciamo, si è trattato solo marginalmente di quelli che diciamo, dei presupposti di carattere culturale che operarono e anche concorsero proprio alla costruzione di un complesso sistema di immagini e leggende che era finalizzato appunto alla comunicazione politica. Quindi l'intento di questo volume è proprio quello di prendere in esame l'iconografia monetale, diciamo, di questo periodo analizzato nel suo complesso in relazione alle vicende politiche e anche all'evoluzione di quello che era il pensiero politico tardo-bizantino, ricostruendo quello che era il quadro della coeva propaganda imperiale. L'obiettivo, infatti, è stato proprio quello di cogliere i meccanismi della costruzione del consenso alla luce di delle trasformazioni ideologiche e sociali e culturali dell'impero tra il XIII e l'inizio del XIV secolo, ovvero in un periodo segnato, come abbiamo detto, da una forte stabilità politica e anche da un indebolimento dell'assolutismo autocratico a favore di un decentramento aristocratico del potere. Da un punto di vista, diciamo, cronologico, ho scelto di circoscrivere lo studio tra il periodo che segue gli avvenimenti della Quarta Crociata alla fine, diciamo, del regno di Andronico, II Paleologo, e quindi l'arco cronologico, come abbiamo detto, indicato nel titolo tra il 1204 e il 1328. Questo sia perché quest'epoca è contrassegnata da diverse fasi di transizione politica, sia anche perché la produzione monetaria in questo periodo è più eterogenea e quindi ci offre diversi spunti di riflessione sulle forme della costruzione del consenso per l'affermazione politica di Basilei. E quindi diciamo, il volume si apre con il primo capitolo, appunto, in cui vengono tracciate quelle che sono i principali avvenimenti della storia politica dell'impero successivi alla Quarta Crociata, quindi alla conquista di Costantinopoli,
fino al regno, diciamo, tutto il regno di Andronico II, paleologo, in cui ovviamente vengono prestata particolarmente attenzione alle fonti di carattere storiografico di questo periodo. Invece, nel secondo capitolo, indago quelle che sono, diciamo, quella che è l'ideologia politica tardo-bizantina, soprattutto attraverso le testimonianze delle fonti della retorica di corte. Questo capitolo ho cercato di tracciare, diciamo, in maniera sintetica un profilo storico-letterario dell'ideologia imperiale che è utile proprio ai fini proprio dell'analisi e della propaganda politica e pertanto ripercorro la sua evoluzione a partire dall'epoca post-Comnena fino all'incirca al XIV secolo. Cercando di evidenziare quelli che furono, diciamo, gli elementi, di continuità e discontinuità all'interno della tradizione retorica, che è un po' il riflesso di quelli che erano gli orientamenti della propaganda ufficiale e dei suoi condizionamenti anche politici. Nel terzo capitolo, invece, che è un capitolo anche più corposo, in quanto il nucleo un po' della ricerca, è dedicato all'analisi della moneta. E nello specifico allo studio delle evidenze iconografiche della moneta, che sono un po' la manifestazione più concreta della propaganda imperiale bizantina nel periodo ovviamente preso in esame. E inoltre a questo scopo ho approntato un censimento tipologico di un ampio campione monetale, si tratta di all'incirca 2.900 monete, che è riferibile proprio diciamo, eterogenea produzione del XIII e dell'inizio del XIV secolo. Questa prospettiva, diciamo, metodologica che prevede anche il censimento del dato figurativo delle monete è stata concepita allo scopo di cogliere il trend generale della selezione iconografica sulla monetazione nei differenti contesti storici e territoriali, evidenziando quelli, diciamo, che furono tratti più originali o meno comuni, che sono proprio quelli che segnano le trasformazioni, diciamo, dell'espressione politica veicolata attraverso la moneta. Tra questi temi, infine, nell'ultimo capitolo, ho approfondito i soggetti iconografici, che ho ritenuto, più significativi nell'evoluzione politica della propaganda imperiale tardo-bizantina. E che ovviamente analizzo alla luce della tradizione culturale romano-orientale e del contesto storico appunto di riferimento. Inoltre, le parti, diciamo, la parte finale del volume è corredata da un catalogo iconografico, relativo alle monete che presentano, diciamo, diciamo, le nuove, più insolite forme della rappresentazione del potere proprio nel contesto del XIII e del XIV secolo, che è utile soprattutto ai fini della ricerca appunto per soggetto. Inoltre, nel volume sono presenti sempre nella sezione finale delle appendici in cui fornisco i riferimenti alle classi, diciamo, numismatiche. Relazioni iconografici di tutto il campione monetale, diciamo, che ho preso in esame e che un campione monetale che diciamo è legale, appartiene in gran parte appunto ai grandi fondi monetali numismatici del Dumbarton di Washington, della Scuola Museum di Oxford, della Biblioteca Nazionale di Parigi. Spesso comunque si tratta di materiale già edito in formato cartaceo o perlomeno in formato digitale. Ci tengo a sottolineare che comunque si tratta di un libro di storia, non è uno studio, diciamo, di numismatica stricto senso, poiché qui viene analizzata, diciamo, viene valorizzata più che altro il valore mediale della moneta, che appunto viene analizzata come la fonte di comunicazione politica in questa nuova prospettiva di ricerca. Ovvero attraverso la sua, diciamo, la rilettura del corredo iconografico
del suo corredo iconografico alla luce dell'evoluzione di quello che era il pensiero politico tardo-bizantino. E quindi spero appunto che possa appunto interessare ai nostri appunto ascoltatori di Italia medievale. E vi ringrazio intanto per l'attenzione. Beh, io credo che interessi molto, anche perché tutti sanno della Quarta Crociata, beh, tutti, quasi tutti sanno della Quarta Crociata, della conquista di Costantinopoli da parte dei veneziani e dei loro seguaci partiti alla volta di quella che doveva essere orientata in Terra Santa e che invece per vicissitudini varie si ferma a Costantinopoli, la conquista e si insedia. Ma si sa poco, o perlomeno è stato poco indagato, il periodo che va appunto dal 1204 in poi e di quello che accade. Quindi questo libro è un importante strumento per affrontare una fase storica dell'impero di Costantinopoli poco nota. Io credo che interessi molto anche a tutti i nostri ascoltatori, quindi ricordo il titolo in modo che possano acquistarselo, che è Propaganda politica, imperatori e iconografia monetale nel mondo bizantino, anni 1204-1328. Pubblicato dalla Fondazione di Studi del Centro Italiano sull'Alto Medioevo e curato da Margherita Elena Pomero, che abbiamo avuto il piacere di avere nostra gradita ospite, che io ringrazio La ringrazio. tantissimo. A tutti voi invece ricordo di continuare a seguirci sul nostro canale YouTube, dove troverete tutte le nostre video presentazioni, compreso questa, e al prossimo appuntamento. Grazie ancora. La rosa de Maruse.